Super Sushi Show. Ooh. Hi guys. Ooh. As I see so many followers all over the world, I'm really surprised and thank you so much. For some reason, you're following a weird kind of podcast show in Italian from an absolutely unknown abroad Italian musician and performer. You win. Yes, you. Super Sushi Show. If you like it, please keep in touch and tell me about this strange kind of connection. How did you get in touch? What attracted you in my spider web? I mean, I'm just another crap artist trying to survive this 8 month period without a live show. And yes, I confess, having fun trying. So, please drop a line and let me know if you are having fun too. And yes, my broken English is not actually the Oxford one. And that's the reason why I lead my show in a pretty perfect, wonderful Italian. Do you like it? Do you really understand something? Do you need some help? Are you curious? Well, I am. Are you so crazy? Well, I am. And I like you. I like to. So let the show begin. Confermo, ho capito bene, ma confermo, se è quello che mi ha detto prima. Mi devo fermare. Sì, ma c'è adesso anche in inglese. Hai capito l'inglese? Inglese di merda. Dopo 8 mesi consecutivi completamente fuori di testo, i sostenitori di Patreon.com. Patreon.com/GiovanniSucciAmmazza. Erano stanchi ma felici, proprio come si scriveva. Di ritorno dalle gite scolastiche ai tempi delle medie, dopo aver affrontato Edoardo Sanguinetti, Simone Cattaneo, Tito Balestra, lo strano caso dell'artista della fame di Franz Kafka, che rispondeva per puro scherzo del caso al nome di Giovanni Succi, e poi Giorgio Caproni, Guido Gozzano e mazzata finale Giacomo Leopardi, i poveri Patreon, Patreonesse cominciavano a disperare di rivedere le stelle e brancolavano sconfortati nella più cupa notte. Dopo 8 mesi consecutivi completamente fuori di testo, i sostenitori... No, questo l'ho già letto, ma che cazzo? No, oggi non va. Ma laggiù, da qualche parte, tra le Langhe e il Monferrato, un eroe insonne e infaticabile vegliava sulle loro amare sorti di scoppiatori seriali, di 6 ore di letture, di versi tutti scritti da gente poco famosa, per quanto immortale e per niente alla moda. Ai, a quale dura prova li ha sottoposti il destino, cui si erano sì lungamente sottoposti, di nuovo che sottoposti due volte non ci sta, e che tutto sommato si erano scelti. Rimanevano inspiegabilmente presenti, vigili e attenti al cospetto di una quarantina di mix inediti mal contati e una dark ambient suite, qualsiasi cosa voglia dire, della durata di 20 minuti, sulle elucubrazioni incomprensibili di tal Giacomo Leopardi. Ma chi è? Fai finta di non conoscerlo. Che cosa li ha stregati? Quale incantesimo? Boh. Qui pausa, così. Ed eccolo che mi sono perso e non ricordo l'attacco della frase. Ah sì, laggiù da qualche parte tra Langhe e Monferrato, nell'antro ascoso del più cantinoso covo, Super Succi, di ritorno da un remoto mondo, era già al lavoro e vegliava su di loro. Ma eccolo ai nostri microfoni, niente meno che lui, Super Succi. Bisogna aspettare. Super Succi, dici, come va, come butta? Che verve. Ero in missione. E da dove arrivi? Aspetta, lo sto dicendo, aspetta un attimo, cazzo. Ero in missione per conto di zio, nel più remoto continente fuori norma del pianeta Pinta, a gran bel post, presso la corte di Grossenzitz, la regina dei tettoni. Ma il mio sesto senso super sucido continuava a inturgidirsi quale spipolo impaziente e volitivo. Qualcosa di grosso e morbido invadeva la mia mente con rotondità sinuose. Pensavo fossero tette, erano colli.
Non il collo, cioè nel senso colli collino. Posso essere un po' aulico oppure mandiamo tutto in vacca sempre. E che cazzo, comunque ho rivisto i luoghi della mia infanzia, pubertà, giovinezza, maturità, anzianità, morte e i miei super errori, cioè le cazzate. Aspetta, qualche svista, qualche piccolo intoppo nella linearità infallibile dello spazio-tempo, talvolta contorto, ma sempre in ottima forma. E aspetta, cazzo. E tutti questi super errori cercavano di mettermi all'angolo, lavorandomi ai fianchi. Mi si squadernavano come colpi, tutti i punti elencati, punto per punto, tipo DPCM dell'avvocato Conte. No, non Paolo Conte, un altro Conte, sempre avvocato, ma un altro Conte. Ormai un genere letterario a parte, eseguibile solo con cantilenante prosodia, ritmo ipnotico e poi un grido, due grida, molte grida. Facciamo in tutto più o meno una ventina di grida, lunghe 8 mesi, lunghe grida, 8 mesi di grida. Erano gli ostaggi del perfido Giovanni Succi, un impostore che agisce col mio stesso nome da un paio di secoli e sfrutta formule infuse nell'intimo stracomio dell'antromachia stocastica per irretire innocenti nella sua spirale ipnotica. E mo basta, mo basta. Ho deciso che qualche situazione grigia richiamava da queste da parti, qualche okay. parte, tra l'anghe e un ferrato a sparare cazzate. E voilà, con savoir faire, eccomi qua che si beve. È sempre disinvoltissimo Super Succi. Ha un messaggio per noi, signor Super Succi, o è venuto solo così a admin? No, c'ho un messaggione, anzi annuncio il Capodanno 2020 vietato ai minori di anni 21. Promoter Pietro Aretino, Pornostar Lorenzina, Mammina, La Badessa, Nanna, Antonia, Pippa e il Priore, con la partecipazione straordinaria di Edoardo Sanguinetti e il suo nuovissimo singolo Fottere. Ne ho sentito parlare. DJ Succi. Andiamo bene. Speciale Capodanno fuori di testo. L'unico Capodanno sulla Terra senza conto alla rovescia. Ma che di rovescia? E per suggellare degnamente un anno del cazzo, con una maratona del cazzo porno rinascimentale. Chi non rinascimenta a Capodanno non rinascimenta tutto l'anno. Aperta a tutti o tutta aperta. Per cui se non hai programmi migliori di questo, grande maratona porno rinascimentale di fuori di